La scoliosi è una condizione che comporta una curvatura laterale anomala della colonna vertebrale. Può manifestarsi sin dalla nascita, scoliosi congenita, o svilupparsi durante la crescita, scoliosi idiopatica. La causa precisa della scoliosi è spesso sconosciuta, ma si ritiene che fattori genetici, neuromuscolari o ambientali possano contribuire. La scoliosi può colpire persone di tutte le età, ma è più comune durante l'adolescenza. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Inoltre, una parte del ricavato dei proventi che arriverà da questi video sarà destinata al progetto Piantaland, Boschi di Benessere in Italia. Sostienici, informiamo e miglioriamo anche l'ambiente che ci circonda. I sintomi della scoliosi possono variare in base alla gravità della curvatura. Nei casi lievi, i sintomi possono essere minimi o del tutto assenti. Tuttavia, a mano che la curvatura si aggrava, possono comparire sintomi come una sporgenza o una curva visibile della colonna vertebrale, asimmetria delle spalle o dei fianchi, disallineamento delle costole, dolore alla schiena, fatica o difficoltà respiratoria. In alcuni casi più gravi, la scoliosi può anche influire sulla funzione cardiaca e polmonare. Il trattamento della scoliosi dipende dalla gravità della curvatura e dalla sua progressione. Nei casi lievi, può essere sufficiente un monitoraggio regolare per valutare l'andamento della curva. Nei casi moderati, può essere consigliato l'utilizzo di corsetti ortopedici, che vengono indossati per correggere la curvatura e prevenire ulteriori progressi. Nei casi più gravi o progressivi, l'intervento chirurgico può essere necessario per ridurre la curvatura e stabilizzare la colonna vertebrale mediante l'uso di impianti metallici. Il trattamento della scoliosi dipende dalla gravità della curvatura e dalla sua progressione. Nei casi lievi, può essere sufficiente un monitoraggio regolare per valutare l'andamento della curva. Nei casi moderati, può essere consigliato l'utilizzo di corsetti ortopedici, che vengono indossati per correggere la curvatura e prevenire ulteriori progressi. Nei casi più gravi o progressivi, l'intervento chirurgico può essere necessario per ridurre la curvatura e stabilizzare la colonna vertebrale mediante l'uso di impianti metallici. Ricorda che queste sono solo informazioni generali e che è importante consultare un medico specializzato in ortopedia per una valutazione accurata del tuo caso specifico. Solo un medico può fornire una diagnosi definitiva e consigliare il trattamento più appropriato per la tua scoliosi. Stai cercando l'ortopedico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!